Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, ringraziamo anche la presenza del sindaco. E niente, abbiamo voluto dire questa conferenza stampa per aggiornare un po' con tutta i tifosi, i supporter su quello che è avvenuto quest'anno, che anche se non sembra abbiamo vinto un campionato di C-Gold, il secondo anno consecutivo, perché l'anno scorso abbiamo vinto il campionato di C-Sib, la prima squadra in Italia, e anche se altri vogliono, come dire, non dare peso a questa vittoria, però noi abbiamo vinto con 3 giornate di anticipo, quindi abbiamo ammazzato il campionato, abbiamo effettuato una programmazione importante che ci ha permesso di raggiungere questo risultato. E adesso ci affacciamo a quello che sarà un nuovo campionato di B2, la chiameranno B interregionale, sarà come una B2, e quindi andremo a competere con piazze storiche, piazze importanti, e ci siamo anche noi, e quindi vogliamo ben figurare come abbiamo fatto anche negli ultimi anni. Quindi fortunatamente con questo risultato di quest'anno abbiamo raggiunto anche un accordo per la struttura, quindi con l'ufficio tecnico, con l'amministrazione, e cerchiamo anche, importante, l'aiuto degli sponsor, perché l'anno prossimo, come dicevo, il campionato sarà impegnativo e a livello nazionale noi giocheremo sempre a Sud Italia, però comunque non, come ci siamo abituati in questi anni, tante vittorie, l'anno prossimo diciamo dovrebbe essere un po' diverso, perché affronteremo situazioni un po' più complicate, però noi ci faremo trovare preparati. E che dire? Per quanto riguarda lo staff tecnico, ovviamente cercheremo di allargarci, perché dobbiamo, negli ultimi anni abbiamo comunque gestito a livello, non dico familiare, ma quasi, era molto diciamo con amici che ci aiutavano. Cercheremo di integrare lo staff con elementi insomma più professionali, e quindi seguiranno a breve degli aggiornamenti al riguardo. Per quanto riguarda invece lo staff tecnico, adesso dobbiamo vedere un attimo di quantificare il budget per poterci muovere di conseguenza, ma sicuro, lo prometto, faremo sempre una bella squadra per portare il nome di Lucera sempre il più in alto possibile, in base alle nostre possibilità ovviamente. Vorrei lasciare la parola al sindaco. Che dire, io sono molto felice perché la nostra squadra di pallacanestro lucerina ha vinto il secondo campionato, è riuscita quindi ad aggiudicarsi questa promozione in serie B2, sarò a tecnico, però ricordo che si chiama così, in serie B2, credo che sia un risultato storico per la nostra città, e devo dire solo grazie a tanto impegno, a tanta passione che ci hanno messo Luca e tutti gli amici che l'hanno sostenuto e che ci hanno dato una mano, poi i tifosi, poi a scalare tutto il resto, però credo che la città la vicinanza me l'abbia data, me l'abbia dimostrata, quindi lo sport va comunque sostenuto per quelle che sono le possibilità di ogni singola città, e a noi fa molto piacere. La speranza è quella che tutti gli sport possano crescere, così come è cresciuto velocemente il mondo della pallacanestro Lucera negli ultimi anni. Quindi io, oltre ad essere un auguri, a farvi gli auguri per il risultato raggiunto, è un bocca al lupo sincero per l'anno prossimo, perché sono sicuro che qualche altra soddisfazione ce la toglieremo. Quindi un augurio e un ringraziamento. Faremo in modo, grazie. E avevo dimenticato una cosa importante, che noi anche, oltre alla prima squadra, comunque abbiamo tutto un settore giovanile che quest'anno conta quasi 170 iscritti, e abbiamo notato un afflusso di iscrizioni da Subappennino. Abbiamo quasi una ventina di ragazzi che vengono dai paesini Subappennino, ed è importante. Abbiamo 3 campionati giovanili, l'Under 13, l'Under 15 e l'Under 17, che comunque stanno facendo bene. Il vivaio è importantissimo, perché più si cresce più dobbiamo attenzionare questo settore, proprio perché mi piacerebbe avere dei giocatori di Lucera che potrebbero esordire in Serie B, quindi ne abbiamo già diversi che si stanno impegnando, vediamo, dipende tutto da loro, perché l'impegno e il sacrificio comunque porta dei risultati. Comunque la cosa importante è che queste categorie
hanno bisogno comunque di un connubio tra comunque amministrazione, società, sponsor, tifosi, perché comunque andiamo a un livello quasi, per la federazione non è professionistico, però lo è a tutti gli effetti, anche perché comunque sicuramente rimango un turismo sportivo, che piazze non come Lucera, che comunque nonostante tutto negli anni ho visto che nelle, quando giochiamo fuori casa siamo, vengono 50, 40, 50 persone, vengono, ci seguono, cioè piazze storiche sicuramente portano più persone, quindi si noterà questa cosa, sicuro, e ci dobbiamo far trovare pronti. Io ripeto, cercheremo di fare tutto al meglio e chiedo proprio un appello, faccio un appello alle aziende, perché serve una mano, serve proprio una mano, perché noi siamo arrivati a un punto che abbiamo fatto dei sacrifici, abbiamo programmato, abbiamo portato i risultati, però per queste categorie serve una mano. Chi vuole, pure a livello societario, perché io comunque, noi è una società a tutti gli effetti, quindi un SRL, abbiamo delle quote, quindi chi vuole, chi è interessato realmente, effettivamente, la società porta il nome di Lucera, adesso sono io il presidente, ma non lo sarò per sempre, quindi se c'è qualcuno anche più bravo di me che ha intenzioni, io lo posso affiancare tranquillamente, si può unire, possiamo parlare tranquillamente, quindi è un appello a tutti, a chi vuole aiutare effettivamente. Vi ringrazio. Qualche domanda, prego. No? Conferenza stampa. Certo. E visto che c'è il sindaco, io partirei proprio dalla struttura. Ecco, sindaco, in base a quelle che poi sono le esigenze del campionato, il palazzetto è adatto? Bisogna fare qualche lavoro? Domando. Quindi? Io credo che la struttura sia comunque conforme a quelle che sono le necessità di ospitare determinati campionati, sia di pallavolo che di pallacanestro. Su questo non credo ci siano. Una struttura molto grande che ha necessità di molti interventi, come tutte le case grandi, è una casa costosa, molto bella ma costosa. Ormai da anni ci sono interventi da fare, mi auguro che in una linearità di rapporti e con un connubio serio tra comune e gestore della struttura si possa arrivare a fare pure quegli interventi necessari per strutturare il palazzetto in un determinato modo. Devo altresì dire che è stato candidato ad un finanziamento, sarà candidato ad un altro finanziamento per l'efficientamento energetico, quindi per l'installazione di pannelli solari, nei lampini del palazzetto. Insomma, l'attenzione c'è. È chiaro che è una struttura importante e delicata, perché io immagino il parquet che comunque viene utilizzato, quello è il cuore pulsante della struttura, insieme a tutta una serie di attività che poi si fanno in maniera collaterale, però il cuore è il parquet, è la struttura in sé che non deve presentare poi criticità importanti, però c'è bisogno di lavorare, come tutte le grandi cose c'è bisogno di tanto lavoro. Presidente, quindi per la Serie B, se il palazzetto sì, no, volevo aggiungere a livello di federazione. Sì, sì, no, come regolamenti ci troviamo perfettamente, anche perché è un palazzetto che ci invidiano. Ne abbiamo girati diversi in questi anni ed è molto bello il nostro. Ovviamente ci sono dei lavori da fare, però insomma non è niente di che può produrre una stagione, anche perché ultimamente sono stato chiamato anche dall'ufficio tecnico che hanno detto che sono pronti per sistemare l'impianto di riscaldamento, diciamo che era l'unico neo serio, però fatto questo diciamo che non siamo pronti per la nuova stagione. Oltre all'appello per i nuovi sostenitori, non solo sportivi ma soprattutto a livello di sponsor, chiaramente bisognerà pensare a quello che la squadra, sì, il tecnico conferma, non conferma, bisognerà poi in base al regolamento avere un roster particolare, non più con determinati tanti argentini come si suol dire, sì, però ecco, bisognerà mettere a fuoco anche questo, pur proprio per, come ha detto lei, per disputare un campionato di tranquillità, quantomeno inizialmente come primo impatto. Allora, il regolamento che ancora non è, diciamo, un regolamento provvisorio, perché ancora non ci danno, essendo un campionato nuovo, ancora non definiscono bene, però da quello che ci hanno detto ci sarà la possibilità di inserire un solo giocatore non formato italiano, che
non significa solo straniero, è un giocatore che non ha la formazione italiana, perché ci sono molti stranieri che giocano in Italia da diverso tempo, hanno fatto le giovanili in Italia e quindi hanno questo requisito. Però diciamo, un giocatore alla prima esperienza in Italia, noi ne possiamo prendere solo uno. Quindi comunque dipende da molto da questa cosa. Non hanno messo in limite degli under, quindi sicuramente una squadra se ambiziosa può portare 10 senior nella lista R, quindi in partita. Dipende. Ecco perché è importante poi il vivaio. Esattamente. Perché se non ci sono i vivai, come anche negli altri sport, è difficile poi che la città emerga anche sotto questo aspetto. Sì, sì, è importantissimo. Il vivaio è anche un fatto sociale. Certo, certo, ma noi abbiamo avuto un gap di 4-5 anni, perché la prima squadra comunque fa da traino, infatti noi lo stiamo vedendo che con le vittorie comunque sono aumentate le iscrizioni, c'è più passione, poi il bambino si può venire a vedere partite, quindi appassiona anche il genitore la domenica. È tutto, deve essere proprio tutto un connubio per poter fare, per diventare una realtà di quella categoria, diciamo così. Campionato interregionale, quindi Puglia e quale altre regioni? Allora, lì si parla che saranno due, cioè il sud, il sud avrà due conference da 12 squadre, quindi probabilmente o si accorpano con l'Abruzzo Molise o con la Campania e la Calabria, quindi una delle due. Sicilia non ne hanno parlato, fortunatamente per noi, però penso che a loro convenga più, come hanno fatto in A2, la soluzione che le accorpano con la Lombardia, con gli aerei le trasferte sono più veloci, sia per chi deve andare in Sicilia che per loro. Quindi penso a Abruzzo Molise o Campania e Calabria. Quella del palazzetto di 10 fatto. Se deve aggiungere qualcosa. L'esperienza degli ultimi anni ci ha fatto capire che qui a Lucera le costruzioni sportive, intese come squadre, sodalizi, sono sempre un po' fragili per via di un contesto economico non molto favorevole in termini proprio di quantità di fondi da elargire ai sodalizi sportivi. In altre realtà il problema lo risolvono mettendosi insieme tanti elementi, mettono poco, però sono in tanti. Cito per esempio Montedonia per il calcio. Tu ritieni che Lucera si possa fare una cosa del genere? Si possa aggregare tante persone che mettono poco, ma tante nel senso 30-40, come per esempio l'esempio che ho citato. Ritieni che questo sia possibile? Perché poi si conseguono le promozioni, si sale di categoria e poi il sogno finisce, l'esperienza parlo soprattutto perché per il calcio. Allora io quello che posso dire dalla mia poca esperienza è che sì, è vero, perché conosco anche altre realtà dove ci sono più soci, hanno una solidità economica migliore, differente rispetto a noi, però comunque mettere insieme più teste è anche difficile. Io vorrei qualcuno che mi appoggiasse, mi aiutasse, non solo a livello economico, perché comunque grazie a Dio con la mia famiglia riusciamo a iniziare questo progetto proprio perché abbiamo una certa solidità per poter comunque fare un campionato a livello normale. È ovvio che sarebbe buono. Per esempio a Lucera, perché parlo sempre del calcio, abbiamo avuto una famiglia che comunque ha messo molti soldi, ha regalato a Lucera Calcio campionati di vertice in eccellenza. Abbiamo vinto la Coppa regionale, però quando paga solamente uno, poi a un certo punto le cose cambiano. Per cui la formula di mettere tanti insieme, che mettono poco, come è successo a Manfredonia, sempre, che è uno degli esempi più importanti della nostra provincia in questo tipo di categorie, i risultati sono stati conseguiti in termine maggiore, più lungo. Sì. Perché se c'è un solo attore che paga, certo. Poi purtroppo quelle cose... Io spero che nel tempo, ci si stanca, dando l'esempio, nel tempo qualcuno si possa avvicinare. Infatti questo devo sapere, la capacità di sentire persone, attori pubblicitari, gente che potesse sostenere, che possa sostenere progetti di questi. Come sponsorizzazione no, io non mi lamento, perché comunque Lucera ci dà tanto, ci ha permesso di fare campionati, infatti io ringrazio gli sponsor, perché anche la cooperativa X ha dato qualcosa e quel qualcosa è una goccia che poi fa il mare e ci ha dato la possibilità. Perché portare avanti una stagione impegnativa, non ci sono i collaboratori perché hanno avuto impegni, però comunque è pesante, quindi bisogna trovare sono sacrifici, la domenica non ci sei mai, il weekend non ci sei mai, devi seguire la squadra, quindi devi togliere anche tempo alla famiglia.
bisogna trovare qualcuno che è appassionato, oltre che oltre alla mano economica, ci vuole prima la passione, perché dopo se finisce la passione, quello poi è... Questa è la stessa parola che diceva il presidente Gianni Pitta con Gira Calcio, che cercava soci, persone che lo potessero affiancare a quel progetto, che poteva anche pensare di arrivare alla Serie D, che per noi, per il cambio calcio, insomma, la Serie D è un sogno incredibile, eccetera, eccetera, anche se puntiamo all'eccellenza, però... Presidente, era una sola famiglia che pagava, a un certo punto poi le cose possono anche cambiare, perché i tempi sono quelli che sono. Noi volevo sapere se tu avevi avuto questa capito, se è possibile far nascere una base molto larga di sostenitori. Io me lo auguro. Noi siamo, questo è ancora il settimo anno di attività, ci apprestiamo a fare l'ottavo. Io lo sforzo l'ho fatto, perché ci siamo trovati anche in una situazione storica favorevole, dove durante il Covid molte realtà della provincia importanti come Cerignola non è a livello di Lucera, a livello economico, la stessa Manfredonia, avevano realtà importanti, però poi hanno deciso di chiudere. Siamo dopo San Severo in provincia, siamo solo noi, quindi comunque abbiamo attirato anche investitori dai paesini limitrofi, insomma, anche da Cerignola, da Torre Maggiore, da San Severo, ci danno una mano, anche dall'Abbat, diciamo, pure da Varese. Però io, mi farebbe piacere che proprio anche il Lucerino si sentisse orgoglioso e quindi può dare una mano in maniera, diciamo, fattiva. Speriamo, io sto cercando di dare tutti gli input possibili. Poi, alla fine, il campionato comunque cercheremo di assicurarlo sempre, in tutti i modi, per fare bene. Poi vediamo se riusciamo a mantenere la categoria, l'obiettivo è quello, ci mancherebbe. Non sappiamo se si devono giocare le coppe, perché sicuramente in Serie B ci sarà la Coppa, non so adesso, in Serie B uno fanno la Supercoppa e la Coppa Italia, che sono comunque trofei importanti, a me piacerebbe giocarli, anche perché riscriviamo la storia, che non nessuna formazione l'ha mai fatto a Lucia, quindi sarebbe bello. Allora, a livello tecnico, i prossimi appuntamenti, quando vi riunite per organizzare la squadra? La settimana prossima cercherò di vedermi con l'allenatore per capire se c'è modo di continuare questo rapporto. Comunque ha vinto, quindi ne dobbiamo parlare, anche perché voglio capire se si trova bene a Lucera. Vediamo, dalla settimana prossima dovremmo avere già un quadro diverso sia sul budget che su eventuali innesti per la dirigenza e poi per lo staff tecnico. Però penso, dopo di quello si parte con la squadra, ovviamente. Però vorrei capire anche le squadre della Serie B attuale che retrocedono, perché probabilmente Corato e Monopoli, che sono piazze caldissime, retrocederanno in Serie B2, quindi avremo a che fare anche con loro. Va bene. Grazie. Grazie a tutti.